Come tutti nel mondo ho provato indicibile sgomento e incommensurabile emozione nel vedere Papa Francesco da solo in una piazza San Pietro vuota e bagnata dalla pioggia. Quella benedizione, Urbi et Orbi, non ha lasciato indifferente il mondo, e neppure Remo Anzovino, che ha deciso di tornare ad eseguire la sua Alleluia, ispirata proprio a Papa Francesco. L'ha suonata, ovviamente, da casa, come le regole del momento impongono.